Dunque, oggi cercheremo di affrontare sia il tema, diciamo, inerente alla... Condivideremo, diciamo, il percorso che abbiamo iniziato circa le famiglie di riferimento della destra e poi cercheremo anche di affrontare invece il tema della diffusione della destra radicale, o meno della prima destra radicale nell'Europa degli anni 30. Ovviamente non troverò, sono segnati sullo slide, ma non ha senso affrontare il tema specifico del che cos'è il fascismo, primo perché tutti voi avete già avuto modo di studiarlo nei corsi di storia contemporanea, poi perché usciremo anche un po' dal seminato. Affronteremo semmai un tema a me caro, che è quella della diffusione del fascismo a livello internazionale negli anni 30, che in qualche modo getta anche le basi di un discorso che riguarda quella che viene chiamata giornalisticamente l'internazionale nera, che si afferma sia negli anni 50 che anche in tempi più recenti. Però innanzitutto sarebbe necessario affrontare la questione di come questo tradizionalismo conservatore anticontro-rivoluzionario che si afferma negli anni, a cavallo dal XVIII e XIX secolo, si trasformi nel corso dell'ultima fase dell'Ottocento e dei primi anni del Novecento. Per riuscirlo a capire è necessario innanzitutto inquadrare il tema del nazionalismo tedesco. Allora, il tradizionalismo, il nazional tradizionalismo, ho voluto chiamarlo così, tedesco, è sicuramente basato principalmente sul concetto di rottura rispetto al presente. Può sembrare strana questa affermazione, ma bisogna tenere conto che nella Germania, che si afferma come Stato-nazione, soprattutto dopo il 1870, il mondo che si sta affermando con la civiltà industriale, con la seconda rivoluzione industriale, in modo materialista, che si afferma anche attraverso tutta una serie di riduzionismi rispetto all'idealismo iniziale, il riduzionismo marxista che riclassifica le dinamiche sociali in senso economico principalmente, il riduzionismo cattolico che interviene all'interno della società, soprattutto dopo la Renovarum di Leone XIII, e persino una sorta di riduzionismo liberale, il quale abbandona certe pulsioni ideali per invece diventare di fatto l'ideologia trainante del capitalismo. Sono tutti riduzionismo, meglio ancora materialismi, persino quello cattolico, se ci pensate bene, è una forma di materialismo. Nel momento in cui cioè il Papa passa dalla fase spirituale a quella dell'impegno sociale, visto come contrapposizione all'avanzata del socialismo, diventa anch'egli suo mai grado materialista. Ecco, dinanzi a queste realtà, gli esponenti della nuova destra tedesca reagiscono con un richiamo a un forte richiamo al passato, alle tradizioni. Sono tradizioni che si richiamano principalmente al Sacro Romano Impero e persino alle tradizioni non rene. Ecco la cavalcata delle Valchirie, ovvero sia quella ricerca straordinariamente interpretata da Richard Wagner di una origine lontana del popolo tedesco, un'origine che prescinde da qualsiasi cedimento materialista. Il popolo tedesco è l'erede diretto di una spiritualità che ha addirittura del trascendente e che è stata applicata in senso pratico proprio da quel Sacro Romano Impero del Barbarossa o comunque degli Hohenstaufen, che diventano in qualche modo il secondo punto di riferimento. Ecco, da un lato una dimensione spirituale extraumana, sovraumana, giusto appunto, che è rappresentata dal Valhalla, che è rappresentata in qualche modo da Asgard, dai miti nordici o norreni, che dir si voglia, che diventano in qualche modo punto di riferimento ideale, ovviamente metaforico il più delle volte, anche se ci sono pure dei gruppi che credono realmente nell'esistenza di Thor o di
o di Loki o di questi personaggi che oggi noi conosciamo, io nei tempi li conosciamo attraverso i fumetti della Marvel, oggi li conosciamo attraverso il cinema. Ma in realtà, a parte questi schizofreni, questi pazzi scatenati, poi ci sono invece delle persone più che intelligenti, che ovviamente è molto più preparate culturalmente, che li affrontano in modo metaforico. Per loro il Valhalla non è altro che il luogo dove si potranno riunire gli spiriti eletti, i migliori, i superiori. Insomma, la vera stirpe tedesca che diventa di fatto, trainante rispetto a un mondo occidentale che tende ormai completamente a sfaldarsi, a riclassificarsi nel materialismo e soprattutto a diffondere quell'egualitarismo, che sia esso di stampo, come potremmo definirlo, mi verrebbe da dire di stampo sì, franco-rivoluzionario, insomma, di stampo giacobino piuttosto che di stampo cattolico, di stampo marxista, e invece distinguere il mondo tra eletti e non eletti, tra superiore e inferiore. La Germania di questa stirpe, non la Germania socialdemocratica o del Zentrum cattolico, ma la Germania legata a questi valori, a queste tradizioni, sarà sicuramente la locomotiva trainante di un nuovo mondo che abbandonerà questo presente per guardare al futuro con gli occhi al passato. Ovviamente quelle che potrebbero sembrare delle figure, delle iconografie, dei miti in qualche modo presenti, come sappiamo, nella storia, anche nel complesso coerente sostanzialmente impianto mitografico di Adolf Hitler, in realtà in questa fase non sono affatto presenti, anzi sono rifiutati. È curioso notare questa cosa, ma non sarà il primo caso. Gli eredi di questa tradizione sono ovviamente i nazionalsocialisti, eppure Adolf Hitler si staccherà da questo aspetto cercando da dell'operoso autodidatta della storia, grande divoratore di libri di storia, ovviamente tutti orientati a Prodomo Sua, diciamo, cerca di saldare in qualche modo le tradizioni non rete, che lui vede ovviamente come un strumento, principalmente di consenso, di propaganda, ma che alcuni dei suoi, pensate a Himmler, invece, o anche Rosenberg, in qualche modo invece considerano ampiamente utilizzabili anche in impianti ideologici. Ecco, li vede solo come elementi strumentali, mentre invece il richiamo storico per Hitler è molto più classico, il richiamo è a quelli che viceversa costoro trovano sostanzialmente fallaci, quei tedeschi in realtà contestati da queste aree culturali del fine Ottocento. È contestato Federico di Prussia, massone, fondatore della cosiddetta Mutterloge, cioè della Dreiberkugel di Berlino, la prima loggia tedesca per eccellenza. Dunque, chi è più materialista e riduzionista di lui? È altrettanto contestato la figura persino del cancelliere di ferro, del Eisenkanzler Otto von Bismarck, anche lui richiamato più volte da Hitler nel Mein Kampf. Per quanto riguarda Friedrich Barbarossa, addirittura ce l'aveva sopra la sua testa persino a Berlino nel 45 il Führer, quindi insomma ci ha convissuto sino alla morte con queste icone. Ma anche Bismarck è amatissimo da Hitler, il cancelliere di ferro, ma non è amato dai suoi predecessori. Perché? Perché è l'uomo del compromesso. Sappiamo bene la politica bismarckiana, la politica sociale del bastone della carota con i socialdemocratici, concessione di tutta una serie di forme sociali per evitare che i socialdemocratici possano assumere una posizione rilevante nella sua Germania, e idem per quanto riguarda il discorso con i cattolici. Dunque, per non parlare poi della sua grande strategia di equilibrio e di armonia a livello europeo, interrotta solo dalla guerra franco-prussiana, ma non c'è dubbio che tutto questo non rientra nell'impianto degli adoratori della Valchiria o di Asgard, evidentemente. Bene. Ciò che loro sostengono è una società organica, gerarchizzata, armonica, dove al suo interno priva quindi di contrapposizioni sociali, divisa in gerarchie e soprattutto unita attraverso forme già
ampiamente collaudate, cioè ipotizzate, di corporativismo. Una società che non c'entra nulla con quello che si sta realizzando nella Germania di fine Ottocento. Chi più di lui, di Federico Einstaufen, del primo imperatore del Sacro Romano Impero o del primo imperatore tedesco, insomma dell'imperatore del Das Erste Reich, del primo impero, può essere il punto di riferimento storico unico per costoro. Da questi impianti nasce all'inizio del Novecento il concetto di rivoluzione conservatrice, una rivoluzione rispetto al mondo attuale, per tornare indietro, una rivoluzione nel senso dell'impianto che si ipotizza, che lo ipotizzano uomini come Oswald Spengler o anche personaggi come Möller van der Broek, che addirittura nel 1922 pubblica questo libro, Das Dritte Reich. Qui non c'è Hitler, c'è solo Van der Broek. La sinistra destra, cioè la vostra sinistra, sembrerebbe vagamente, che in qualche modo è profetico. Hitler si ispirerà a questo libro. Ecco, costoro sostengono la tesi della rivoluzione conservatrice, sono i primi punti di riferimento di un personaggio come Drexler, che poi darà origine nel 19 al primo nucleo del partito nazista, che non ce la fa. Ecco, Spengler, con il tramonto dell'Occidente, fa riferimenti diretti alla vittima sacrificale del materialismo, l'Europa. L'Europa occidentale è vittima del materialismo liberale, del materialismo marxista. E questo è il motivo del suo declino. Per quanto riguarda Van der Broek, il discorso è ancora più specifico sulla Germania. E quindi il pangermanesimo, il concetto di Völkisch visto come tradizione del popolo tedesco, il concetto del suolo e del sangue, sangue e suolo, Blut und Erde, sono la base dell'impianto ideologico di Van der Broek. Solo attraverso un richiamo ai valori tradizionali tedeschi, ai valori territoriali innanzitutto tedeschi, il suolo tedesco è parte integrante della famiglia tedesca, e quindi dell'individuo tedesco. Non c'è un collegamento diretto tra individuo e luogo dove egli si muove, dove i suoi genitori sono nati, i suoi nonni sono morti, i suoi figli nasceranno. Quel posto, quella Heimat, che diventa sì Vaterland, diventa sì patria politica, è parte integrante di una qualcosa di ancora più complesso da specificare, il sangue che scorre nelle vene di questo individuo, che è un sangue composto dal DNA, diremmo oggi, dei suoi antenati, che sono parte anch'essi integrante della storia della Germania. Il collegamento tra la razza e la terra diventa il collegamento base di tutto l'impianto, non solo di questo pangermanesimo di fine Ottocento, ma anche del nazionalsocialismo. Il nazionalsocialismo non sarà mai un'ideologia universale. Chi aderisce fuori del campo tedesco al nazionalsocialismo lo fa o per emulare il nazionalsocialismo da un punto di vista strettamente, come dire, psicologico, o lo fa perché non riconoscendo più nella propria patria la grandezza, la riconosce invece nella Germania. Diventa in qualche modo germanofilo, e quindi deve in qualche modo riconoscere una superiorità alla razza tedesca. Questo lo farà De Grey, che abbandonerà, come ci ha detto la volta scorsa, il marxismo e il suo nazionalismo belga vallone per aderire in pieno a un concetto di Europa che vede la Germania, e lui la riconosce come tale, guida spirituale e politica di tutti gli altri popoli. È una sorta di resa di qualsiasi altra nazione rispetto alla grandezza del Blut und Erde pangermanico e anche nazista. Ci siamo fin qua, ragazzi? È abbastanza chiaro il ragionamento? Domande? Dunque, abbiamo concluso, perché la volta questo l'ho lasciato il discorso della settimana scorsa, ma per motivi di tempo, con tutte le premesse non siamo riusciti a farlo. Adesso
entriamo nel vivo della lezione di oggi parlando di quelle che sono le culture del Novecento, culture della destra estrema del Novecento. Allora, il nazionalpopulismo, a un certo punto noi finora, anzi, abbiamo visto che tutto sommato tutto quello che abbiamo elencato si richiama a fenomeni elitari. Il rapporto con le masse è un rapporto inesistente. E la grande trasformazione del Novecento è proprio questa, che tutta questa forma di tradizionalismo tipicamente francese o di pangermanesimo tipicamente tedesco, ovviamente, non ha un richiamo diretto alla popolazione, comunque non si rivolge al popolo, alla massa. Anche perché le masse sono amorfe, almeno sicuramente ai tempi della controrivoluzione valdeana, che si utilizza ovviamente la massa brutta, diciamo, dei contadini con le giaccherie, ma poi non è che ha un rapporto che va oltre il paternalismo aristocratico dei comandanti della bandiera, che era di Foucault piuttosto dei Chateaubriand, eccetera. Non c'è molto altro. Invece con il Novecento, ovviamente, il rapporto con le masse deve essere un rapporto molto più grande e articolato. Ma lo avete studiato in storia, sapete bene che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, e poi a maggior ragione con la grande cesura della Prima Guerra Mondiale, noi assistiamo, lo dico io, ma lo dice meglio Gentile, che è ben più titolato del sottoscritto, assistiamo a una, e non solo lui, ovviamente, non solo lui è più titolato del sottoscritto, non solo lui dice queste cose, ma anche molti sono titolari. Comunque, assistiamo a un accesso delle masse popolari nella politica. Accedono sia perché la civiltà industriale ne chiede impegno, li mobilita, e sia perché a maggior ragione con la Prima Guerra Mondiale sono tutti mobilitati. In questa stanza non c'è nessuno di voi, non c'è alcuno che non abbia un parente lontano che ha fatto la Prima Guerra Mondiale. Andate in quasi tutti i paesi del mondo, almeno dell'Europa sicuramente, e potete anche spingere fino in Nuova Zelanda e troverete vostri coetanei anche essi con un nonno, un bisnonno, uno zio che ha fatto la Grande Guerra. È la guerra di popolo, di tutti i popoli. Neanche la seconda avrà una tale mobilitazione. Nella seconda le popolazioni subiranno molto più che nella prima. Nella prima diventano parte attiva, sofferente ma attiva. Capite che il coinvolgimento della popolazione intera, sia come mobilitazione civile che come mobilitazione militare, nella rivoluzione, nell'ultima rivoluzione industriale e anche e soprattutto nella Prima Guerra Mondiale, diventa una sorta di credito che tutte le popolazioni hanno in mano, una vera e propria lettera di credito. E alla fine di tutto bussano alla porta della politica e della storia. Ora tocca a noi. Abbiamo dato, vogliamo partecipare, vogliamo accedere alla politica. È finita l'epoca dell'elite. La crisi anche di quell'impianto, quell'associazione iniziatica massonica che viene tanto attaccata dalle destre, come abbiamo visto, nasce anche da quello. Come fa un'istituzione iniziatica a essere protagonista di un'era così democratica? Nascono infatti i grandi movimenti di massa. Il Partito Socialista Italiano, che sino al 1914 è una confederazione di società di mutuo soccorso più o meno legate ancora a concetti settari risorgimentali e a circoli, diciamo, ricreativo e appunto mutualistici, si trasforma in un'organizzazione moderna con tanto di sezioni territoriali sparse sul territorio. Lo stesso lo fanno i cattolici, che smettono di fare riunioni elettorali alla Gentiloni e si mettono a organizzarsi con un partito popolare altrettanto sul territorio. Lo farà Sava Sandir con il magistero leninista, il Partito Comunista d'Italia, e lo farà senza problemi uno che mutuerà molto da tutto ciò, e cioè Benito Mussolini, il quale organizzerà il suo partito come una struttura moderna che dovrà essere orientato con una ramificazione di sezioni e di federazioni a contatto diretto con il popolo, con la gente. Nascono i partiti politici moderni. A questo punto anche questa destra elitaria, antirivoluzionaria, eccetera, eccetera, si ritrova a dover gestire le novità. E quindi nasce un rapporto diretto con le popolazioni.
popolazione, il popolo, con la gente, con le masse. Ecco che nasce quindi un nazionalpopulismo. Ci sono esempi già verso la fine dell'Ottocento, io ne cito uno che è quello del generale Boulanger. E Boulanger è una novità nel panorama della destra francese. Fino a quel momento la destra francese era davvero la destra della jeunesse dorée, era la destra legata appunto a quelle tradizioni valdeane dei rapporti di una certa aristocrazia o anche di un'alta borghesia territoriana che si muovono con piccole squadre d'azione antelitteram contro, diciamo, le masse turbolenti. Ora, con Boulanger invece c'è un salto qualitativo. Boulanger comincia a ipotizzare col suo tentativo di colpo di Stato, uno dei tanti che colpiscono una Francia perennemente divisa tra blu e bianchi, sino a tutt'oggi, sino alla Le Pen, si può dire, comincia a evocare per esempio il progetto plebiscitario. Si deve coinvolgere il popolo, anzi, dinanzi a una classe dirigente parlamentare invischiata in incapacità, corruzione, ignavia, è il popolo che può ribaltare la situazione. Prima di sentire parlare Beppe Grillo, vero? Eh sì, perché diventa automaticamente strumento che deve abbattere gli stessi. Torto ha ragione, io l'ho già detto una volta, non voglio ripetere, non sto facendo un discorso di pari. Ma gli stessi nemici di prima, a causa anche delle loro disgrazie, delle loro incapacità, o a causa, per essere più oggettivi, anche di condizioni diciamo esterne, diventano i nemici di oggi perché ormai sono ancora più screditati rispetto a una massa che può essere utilizzata come unità di manovra contro le istituzioni parlamentari. Rabbiosi dal credito, dalla stretta creditizia, dalla pressione fiscale, dalla corruzione, dai parlamenti parolai e inconcludenti, i cittadini diventano plebe e la plebe diventa plebe insorgente. Ecco che allora, attraverso un plebiscito, un uomo dalle idee chiare, come il generale Boulanger, dice: io posso diventare il vostro interprete. Assistete quindi a una sorta, si assiste a una sorta di legame tra il futuro duce e il popolo, che supera completamente, per annullarlo, la fase della democrazia rappresentativa. Io incarno tutti i vostri interessi, io risolvo tutti i vostri problemi. Ed ecco quindi il cesarismo. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è rafforzare lo Stato. Questo è il grande elemento aggiuntivo di novità in questa fase. Mentre prima, vi ricordate, avevamo parlato di una destra tradizionalista che rifiuta il concetto di nazione espresso dal giacobinismo, legato com'è ancora agli antichi impianti monarchici. Ora invece abbiamo una destra che vede nello Stato un punto di riferimento. Lo Stato, inteso però in senso metapolitico, lo Stato è un'entità hegeliana a sé stante rispetto alla realtà tradizionalmente rappresentata appunto dai parlamenti, dai governi, eccetera. Per rafforzare lo Stato bisogna eliminare le istituzioni attraverso una riforma, anzi una radicale trasformazione delle stesse, utilizzando proprio questo binomio duce o Cesare, popolo. Ci siamo fin qua? Ecco quindi che si mobilitano la protestatrice. E quindi alla fine assistiamo con il nazionalpopulismo a una, io ho scritto saldatura con il nazionaltradizionalismo. Sì, è un superamento più che una saldatura, ma è anche una saldatura perché ovviamente gli eredi di quel tradizionalismo, che erano appunto Sciamo e Urrà, per intenderci, non fanno altro che trasformarsi anch'essi in strutture militanti di una nuova destra. Murat nasce di fatto con la sua Action Française come il vitario esponente di una destra che rifiuta mobilitazioni di massa, coinvolgimento delle stesse, eccetera.
e verso già l'inizio del Novecento diventa invece l'esponente di una nuova destra, come abbiamo visto alla fine dell'altra ora, che viceversa si mobilita e mobilita le masse e utilizza la piazza, sempre con questa finalità: superare la fase parlamentare, comunque le fasi istituzionali, e trasformarsi in uno Stato organico, gerarchizzato, moderno dal loro punto di vista. Quali sono le caratteristiche di questo nazionalpopulismo? Beh, innanzitutto ovviamente il nazionalismo, lo Stato e la nazione. Direi che più dello che Stato potremmo dire nazione, con riferimento proprio alla nazione, cioè la comunità dei cittadini. La comunità dei cittadini diventa in qualche modo il riferimento di questa nuova destra. Bisogna difendere la nazione, la patria ovviamente. Prego. Ovviamente la comunità etnica di una certa cultura, tutta la gente della nazione. E ci arriviamo. Ha ragione. Comunità, poi dentro la comunità dei cittadini si individuano effettivamente i referenti, ha ragione. Ci arrivo con il resto, lo vedrà. Li vediamo tutti? Spero che ci sia, se non vorrei. Cioè. Populismo, ne abbiamo già parlato, dunque questo rapporto delle masse che non devono più sentirsi rappresentate dalla democrazia appunto parlamentare, ma che possono direttamente, affidandosi a un unico leader, possono essere in modo più efficace rappresentati. Quindi è rifiuto da un lato della lotta di classe, perché creerebbe dei problemi all'unità della nazione. Se la lotta di classe ha luogo, si spacca l'unità della nazione, la sua organicità diventa più debole, più vulnerabile, e quindi anche i partiti saranno sanguinosi, tutte le fazioni possono indebolire. Se ci si divide, se una famiglia comincia a litigare al suo interno, non sarà mai un corpo solido pronto ad affrontare l'esterno. Un rapporto, attenzione, importante, paternalismo sociale. Il rapporto non è, come si può pensare, un rapporto per forza di cose reazionario nel senso satrapico e orientale del tempo. Non è che il riferimento è, che ne so, Gengis Khan, o Tamerlano, o la dinastia nordcoreana contemporanea. Cioè non è gente che appunto, per evitare di sentire lamentele, ovviamente appunto il popolo così non ha problemi nel mangiare, cioè non mangia. Cioè non ha un atteggiamento di questo eventuale dittatore violento e rabbioso nei confronti dei suoi sudditi, diciamo, a questo punto dovrebbe parlare di sudditi. Esisteranno casi ovviamente di dittatori, soprattutto penso al Centro America degli anni 20, 30, fino a tutta la guerra fredda, che si comporteranno in questo modo. Sono personaggi noti e conosciuti, Don Duvalier, Tenio, sono personaggi che, a parte qualche frase di drammatica a livello populista, se ne fregano altamente di quello che succede attorno a sé, nel loro mondo, nella loro società. Una cosa simile accade anche in alcune realtà dell'Europa comunista degli anni 50 e 60, pensiamo a Ceausescu, Emme Roggia, cioè una forma, diciamo, di satrapia orientale è presente. Però ha anche detto che tendenzialmente questi leader tendono ad avere un rapporto, come dire, costruttivo con i loro sudditi, tanto che ovviamente non vanno a interferire in quelli che sono gli impianti economico-sociali previsti dal dittatore stesso. Quindi paternalismo sociale significa questo: ti concedo tutta una serie di miglioramenti sociali. Un personaggio, se non vado errato, Salvemini lo diceva, non vorrei citare però un nome per l'altro, potrebbe anche essere Einaudi, che c'è la differenza tra il dittatore e il democratico: il democratico ti dà i soldi con i quali tu puoi comprare il pane, ti metti in condizione di fare i soldi con cui tu puoi comprare il pane, il dittatore ti dà il pane direttamente. Diciamo che poi i soldi sono meno, sicuramente la democrazia è stata molto pochi, quindi. Però diciamo il concetto, come potete immaginare, è di tipo anche qua metaforico, simbolico. Di sicuro l'atteggiamento del aiutare con una serie di miglioramenti sociali nelle condizioni
condizioni della popolazione rientra nella politica del consenso del dittatore stesso. È indiscutibile che lo Stato sociale di Mussolini sia un signor Stato sociale. Ovviamente non sto parlando del corporativismo, ma che ci siano tutti gli impianti poi mutuati anche dalla Repubblica Democratica, è altrettanto vero, pensando alla previdenza sociale, eccetera. È altrettanto vero che un po' tutte le forme di governo degli anni 30 affrontano il tema del miglioramento delle condizioni sociali dei loro cittadini o sudditi, quindi anche il Fronte Popolare Francese compie le stesse cose, lo fanno persino i conservatori britannici, quindi o gli americani, come sappiamo bene cosa vuol dire, quindi non esageriamo a considerare in qualche modo la politica sociale del fascismo o del nazismo come migliore, superiore o più forte, rientra in un processo generale. Non c'è dubbio che però questi dittatori affrontano il problema delle masse cercando appunto di risolverne quelle che possono essere soprattutto i fattori di protesta. La denuncia contro i professionisti della politica è un cavallo di battaglia di tutta la destra radicale. Questo avviene in anni non sospetti, sin dai primi anni del Novecento. Murat è un grande pamflettista contro i professionisti della politica, rientra un po' nel concetto del rifiuto del sistema democratico rappresentativo. Ecco, un tema particolare che riguarda solo alcune realtà europee, in particolar modo, è quello del rifiuto dello Stato centralista. È un tema che rientra molto, ad esempio, nel discorso francese. La Francia centralista è la Francia repubblicana giacobina, o girondina, se vogliamo. Mentre invece la Francia più profonda, guarda caso quella più legata alla tradizione bianca, per essere un po' schematici, è quella del particolarismo, del localismo. L'identità tradizionale, la tradizione identitaire di alcuni gruppi dell'estrema destra contemporanea francese non fa altro che richiamarsi a realtà territoriali molto limitate. È un po' l'idea che, siccome potremmo ragionare in questi termini, gli stati nazionali contemporanei sono nati da tutto uno sviluppo di idee, applicazioni di idee eredi dirette o indirette della rivoluzione americana e francese, rifiutando quella rivoluzione si rifiutano anche le strutture centralizzate, credendo nella propria patria, ovviamente, che può essere però di volta in volta o la Germania nel suo insieme, dove il particolarismo non viene mai molto considerato, anzi in qualche modo viene anche schiacciato, o in certi altri casi laddove davvero il prodotto dell'unificazione è un prodotto appunto giacobino, la Francia, si va a trovare la patria praticamente in quella Heimat di cui vi ho parlato l'altra volta, ovvero sia nella particolare. Quindi questo aspetto, la sfiducia verso lo Stato centralista, è presente in alcune condizioni particolari, è presente in Francia, è presente in Italia, è presente in tutte quelle realtà dove l'unificazione in qualche modo si è trasformata anche in un impianto programmatico e ideologico tipicamente liberale, materialista, eccetera. Pensate all'ingrattaggio meridionale, che è un fenomeno di popolo, è un fenomeno tendenzialmente reazionario, indiscutibilmente questo. Oggi ci sono una valanga di pamflettisti su internet, ma anche in queste case editrici di Napoli e di Palermo, che producono libri dove ormai paragonano Lincoln Anco o Carlo Crocco Carmine Crocco come non so, di Padre Orace di Barra piuttosto che Rocini. Questi erano briganti, ma soprattutto erano spesso legati a un impianto ideologico legato al pontefice a Roma, che era ancora Papa Re, legato al mondo di Spagna, insomma, se molti erano anche gendarmi o soldati dell'esercito borbonico, insomma, molti preti, insomma, c'era anche una reazione contro lo Stato del Sorgimentale che non fa tenuta sotto traccia. Comunque, ecco, anche lì abbiamo una risposta allo Stato centralista. Un altro aspetto è la xenofobia, il razzismo e l'antisemitismo. Ecco, quindi rispondo quindi alla affermazione del nostro collega. Certo, quando si parla di comunità nazionale si fanno poi tutta una serie di distinguo. Ci si richiama in qualche modo alla purezza di questa comunità.
deve essere una comunità organica, ma quando dico organica intendo anche di un'organicità razziale, etnica. Gli estranei devono essere trattati come tali, anzi devono essere espulsi. Tutte le comunità che si formano all'interno di questa grande comunità, esattamente come per i partiti, vanno tolte di mezzo. Gli ebrei, con la loro tradizione nazionale religiosa che li tiene insieme, diventano ovviamente un elemento di disturbo per costoro, peraltro saldandosi con antiche tradizioni antigiudaiche tipicamente cattoliche, cristiane, non sono altro che gli eredi degli assassini di Gesù Cristo, quindi a maggior ragione. E poi ritengono, almeno più in modo leggendario che effettivo, o perlomeno collegati più, magari più presenti in Europa occidentale che orientale, ritengono anche immense ricchezze. Quindi motivi anche pratici spingono in qualche modo questa destra ad attaccare l'ebraismo, ma di sicuro dietro c'è anche questa componente. Gli ebrei rappresentano una comunità all'interno della comunità che non può essere accettata nel disegno di una comunità organica. Quindi ovviamente questa comunità di nazionale difesa deve diventare in ogni caso una comunità in qualche modo anch'essa di eletti, solo quelli di italiani, solo gli ariani, solo i veri eredi della tradizione nazionale, della piccola e della grande patria, sono parte integrante di questa comunità di riferimento. Ci siamo? Abbastanza chiaro qua. Ecco, e questo si richiama un po' a quello che ho detto parlando della Germania, culto del passato, l'ossessione nei confronti della decadenza contemporanea. Il concetto di decadenza è un concetto molto presente in queste culture. Il mondo che ci circonda è un mondo decadente. Di nuovo la Francia, ma anche la Germania. Ecco, soprattutto la Germania rappresenta in qualche modo un esempio di quello che sto dicendo. Immaginatevelo un seguace di queste teorie norrene, nordiche, di queste tradizioni che ovviamente vedono in uno spartano guerriero l'elite storica e culturale di una vera Germania di fronte a un grasso borghese in cilindro e frac che gozzoviglia in un tabaret di Berlino negli anni 20. Questa sarebbe la Germania, questa figura a forma sferica, traboccante grasso e denaro, può rappresentare la mia Germania, dove il mio punto di riferimento è un uomo con la clava, il cappello con le corna, vestito di pelle, con dietro una cavalcata di valchirie che lo bacia, che lo glorifica mentre lui va in azione e combatte contro ogni altro popolo per affermare la grandezza della Germania stessa. E quello che c'è in tutto questo, questo cilindro, queste ostriche, queste donne, queste ballerine sulle ginocchia, in questo luogo decadente fatto di appunto gozzoviglie e di crapule. Ecco, questa immagine è la stessa immagine alla fine che viene evocata dai giornali cubani quando cantavano i borghesi sono tutti dei porci, più sono narci, più sono lerci, più hanno i milioni, i borghesi sono tutti eccetera eccetera. Questa idea, cioè che la decadenza della borghesia è parte integrante della decadenza del mondo occidentale, ma che anche quel popolo organizzato dai socialisti e poi dai comunisti non sia altro che una brutta copia di questa decadenza. L'operaio che prende i soldi, che aumenta lo stipendio dopo una lotta sociale anche pesante, cosa fa? La prima cosa che fa? Si compra una stufa, oppure si compra la macchina, ovviamente in tempi più recenti, o la televisione, o un nuovo telefonino. E diventa un borghese pure lui, un piccolo borghese, che differenza c'è tra quello del tabarelli di Berlino e l'operaio della Fiat negli anni 70 che aveva aumento di stipendio? Sono tutti di fatto figli di un'unica decadenza, una decadenza che va anche oltre questi aspetti sociali, diventa una decadenza culturale, che viene verrà poi rafforzata, questo attacco verrà rafforzato quando poi ci sarà l'invasione di un relativismo assoluto che è quello americano, perché quando si arriva
dopo la seconda guerra mondiale alla cultura americana esportata, beh, allora a quel punto davvero la rabbia sale alle stelle, salì alle stelle, appunto, perché si giunge davvero a una relativizzazione sociale culturale totale, con questi esempi molto banali, molto semplici, semplicistici, forse anche sempliciotti, di una certa cultura popolare americana. Ovviamente sono ben poco attenti forse costoro alla grande letteratura americana che arriva contemporaneamente alla cultura popolare. Ci si ferma a rock and roll e non a Elvis o a Faulkner o a Sander, però ovviamente quelli sono le cose un po' troppo complicate forse, anche se Elvis è un po' ben apprezzato per certi aspetti. Esempi di nazionalpopulismo? Beh, nel corso, diciamo, della storia della destra estrema, beh, c'è sicuramente Casimir de la Roque, il grande leader della coalizione francese, che in rilievo, in qualche modo, dalla ormai asfittica Action Française, diventa davvero il punto di riferimento di una destra che fa del rapporto tra leader e massa la base di tutto il suo ragionamento. Gli stessi generali d'Algeri, Massoud e Salam, che si ribellano a De Gaulle mentre il generale sta cercando, il presidente della Repubblica sta cercando di chiudere e di uscire dalla pastoia della guerra d'Algeria, si ribellano con un tentativo di colpo di Stato, alla fine fanno appello alla massa, alla popolazione, creando anche le condizioni, cioè progettando anche una Francia che si basa di nuovo sull'antico concetto di Boulanger, leader massa come unico diciamo, collegamento. Karl Lueger in Austria è un altro esempio di nazionalpopulismo, e non a caso il sindaco di Vienna diventerà uno dei grandi maestri di Adolf Hitler. Un altro esempio ancora in Italia è Enrico Corradini con il suo nazionalismo. Sono alcuni esempi, ma ne potremmo parlare a lungo di tanti altri. Che cos'è il fascismo? Lo lasciamo perché davvero si può andare avanti ora. Se volete che ve lo faccio questo, se vi serve, ma sinceramente andiamo veramente avanti, che è meglio, tanto diciamo vogliamo per acquisire. Questa è tutta la definizione di Gentile sul fascismo. Lo leggo velocemente che non lo commento neanche. Un fenomeno politico moderno, nazionalista, rivoluzionario, antiliberale, antimarxista, organizzato in un partito di milizia, è una definizione così, con una concezione totalitaria della politica e dello Stato, con un'ideologia attivistica, antiteoretica, a fondamento mitico, virilistica, antiedonistica, sacralizzata come religione laica, non c'è un punto, che afferma il primato assoluto della nazione, intesa come, eccola qua, comunità organica etnicamente omogenea, gerarchicamente organizzata in uno stato corporativo, con una vocazione bellicosa alla politica di grandezza, di potenza e di conquista, mirante alla creazione di una nuova ordine e di una nuova civiltà. Ecco, questa è la migliore definizione che si può trovare, secondo me, di fascismo. E come vedete, il fatto stesso che sia lunga circa 15 righe è la dimostrazione di quanto sia complesso il fenomeno. Che il fascismo sia la risultante di queste varie pulsioni, guardate qua, è un fenomeno politico moderno, perché si richiama ovviamente alle novità del XX secolo, ma in qualche modo rifiuta alcune componenti dello stato moderno, del mondo contemporaneo, e si richiama valori del passato. È altrettanto vero, qui non è segnato, c'è questo richiamo al passato di Roma, nel caso specifico del fascismo. Ogni fascismo ha un suo richiamo al passato. Pensate che lo stesso Corradini, uno ci domanda, mettiamo sempre insieme questi tre, Corradini, D'Annunzio e Marinetti, quando parliamo soprattutto di interventismo. Siamo all'anniversario, centenario della lotta per l'intervento per la neutralità dell'Italia. Facciamo un po' di confusione, ma pensate che Corradini e Marinetti si odiano. Per forza di cosa? Perché Corradini, con la sua associazione nazionalista italiana, che in parte era l'antisegnano del fascismo, in parte,
e poi in qualche modo sarà anche il correttore del fascismo dopo il 1923, e si richiama Roma, si richiama l'antica Roma, e le vestigia dell'impero sono parte integrante della Coralliniana. E vi pare che uno come Marinetti possa accettare il passatismo di Corradini, lui che vorrebbe dare fuoco, se potesse incendiare il marmo, a tutti i monumenti di Roma, lui che vorrebbe trasformare, abbattere Venezia a cannonate o Firenze, lui che in qualche modo ricorda anche Le Corbusier quando parlava più o meno di cose simili, faceva un ragionamento artistico legato a un'architettura nuova, contemporanea, anche molto provocatorio, ma lui invece, Marinetti lo dice esplicitamente, lotta al passatismo, quindi tra i due c'è un abisso, se ci pensate bene, poi si trovano tutti insieme, ma si trovano insieme interpretando anche la guerra in modo diverso, il superomismo di D'Annunzio, il concetto di guerra come rivoluzione tecnologica di Marinetti e il concetto di guerra imperialista di Corradini sono tre concetti completamente diversi, non dimentichiamoci, sono tre destre completamente diverse. Tutte e tre si richiamano a quelle vecchie tradizioni che vi ho detto, alle vecchie scuole, ma ognuna si muove sulle sue strade. Ecco, tutto questo per dirvi che questa è l'unica spiegazione di una definizione così lunga, perché quando tante sono le anime che compongono un movimento, una scuola di pensiero, tanti sono anche le parole che si devono usare per definirla. Ci siamo? E come potete vedere non si può ridurre tutto dicendo il fascismo è la destra, nel senso o sono i reazionari, sono il braccio armato della borghesia, come diceva Gramsci. No, ci sono delle cose un po' più complesse che riguardano il fenomeno, come stiamo vedendo, e soprattutto molto più articolate. Lasciamo stare questo aspetto, se no appunto entriamo troppo nello spazio. È tutto, ragazzi, continuo a chiedervelo, è tutto chiaro? Alzate le mani? No. Cioè sì, non alzate le mani. Piero Nizzani, il libro che vi ho già citato, conclude questo excursus, mi aiuta a concludere queste mie considerazioni, affermando questo. Estrema destra non ha mai consentito, non ha mai costituito un insieme ideologicamente omogeneo. Le famiglie che la compongono hanno non di meno cercato di sfumare le loro differenze per rispondere all'appello di una guida catalizzatrice da parte di un contesto di crisi di riunire le forze disperse e diseguali dell'organizzazione di estrema destra. Insomma, dividendosi in tanti rivoli, quello tradizionalista, quello nazionalpopulista, quello più attento alle questioni sociali e quello più terrorizzato dalla rivoluzione, perché ci sono questi aspetti, perché al fascismo ci aderiscono in tanti, ci aderisce appunto, per fare tutto ciò è necessario, per unire tutto questo è necessario un leader, questo volevo dire, dicevo, al fascismo ci arrivano in tanti, ci arrivano appunto coloro che vorrebbero una rivoluzione sociale solo patriottica, cioè un vero e proprio cambiamento radicale della società, similmente a quello che vogliono ad esempio appunto i socialisti o i comunisti, però con l'unica differenza che non si può non riconoscere la grandezza della patria, della nazione. Migliorare le condizioni sociali del proletariato significa creare un'unità di manovra che potrà essere parte integrante della difesa nazionale. Poi ci sono quelli che aderiscono al fascismo semplicemente perché terrorizzati dall'idea che la rivoluzione imminente possa in qualche modo pregiudicare le proprie garanzie sociali. Non dimentichiamoci che c'è una fascia, e questo è il grande errore di Marx, uno degli errori di Marx, sono anche scienziato e sociologo che io stimo molto, ma nel quale non sempre mi riconosco, anche perché mentre l'analisi sociologica di Marx la trovo corretta per il momento, per il contingente in cui la descrive, diventa difficile riuscire ad applicarla al XXI secolo, al XX secolo. Una dimostrazione è il fatto che Marx dice, che è stato attaccato dal progenitore della socialdemocrazia contemporanea, dice che il ceto medio si pauperizzerà
e quindi tenderà o in parte minima a dare influsso e diventare parte integrante della classe capitalista, o in maggior misura a pauperizzarsi e quindi entrare nel proletariato. Come sappiamo, il Novecento è il secolo del ceto medio, in parte produce il fascismo, in parte il ceto medio si classifica attorno a liberale e socialdemocrazia, e in parte poi diventa addirittura parte integrante della sinistra contemporanea. Oggi la socialdemocrazia tedesca si basa principalmente sul ceto piccolo medio borghese e sulla classe operaia. Questo è uno sbaglio che Marx compie, e da questo sbaglio noi possiamo risalire a un ragionamento ulteriore: quando in realtà il ceto medio non solo non si pauperizza, ma anzi si creano le condizioni di un'aristocrazia operaia, la quale a sua volta produce una piccola borghesia, fatta ad esempio di quelli che nei campi diventano i mezzadri, quelli che nell'industria passano dalla produzione all'amministrazione, pieno tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento di questa osmosi sociale, per cui l'operaio specializzato sovente, anche diventando delle feriere, veniva promosso, soprattutto se faceva le scuole serali, veniva promosso al rango di amministratore, e comunque diventano magari semplicemente guardiani, o diventano capi turno, o diventano capi posto, o steiger nel caso delle miniere, cioè appunto capiturno di sottosuolo. Ecco, tutti costoro rappresentano una piccola borghesia, non più un proletariato. E il terrore, non lo dico io, ma Trevor Roper, che è un grande storico inglese, il terrore di questa piccola borghesia, di ritornare da dove arriva, è un terrore folle. L'idea solo che si possa rinunciare a qualcosa che è stato raggiunto così faticosamente, non farlo dire di no. E se c'è qualche idea in giro per il mondo che sostiene l'egualitarismo e quindi di fatto la scomparsa di questi vantaggi che sono stati così faticosamente raggiunti, io prendo il manganello e gli spacco la testa a quello che provo a proporre questa cosa. Ecco che il fascismo ottiene una forte un forte incentivo in questa forma di appunto osmosi sociale che si sviluppa in barba a Marx tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Non solo si rafforza e non si indebolisce il ceto medio, ma addirittura si forma una classe all'interno del ceto medio, la piccola borghesia di provenienza proletaria, che diventerà una delle componenti e dell'unità di manovra del fascismo, insieme a quella a cui Marx aveva ragione, dell'esercito reazionario di riserva. Qui Marx aveva ragione, ovvero sia quell'umpen proletariato, quello che invece il cascame che va giù, non quello che sale, ma quello che scende sotto il livello della proletariato, quelli che vengono espulsi dal sistema produttivo, che non trovano più lavoro, quelli che ci abbattano per la città alla ricerca di una professioncina o l'altra, il lumpen proletariato, il sottoproletariato che vive gli espedienti, talvolta che tracima anche nella delinquenza, ma che semplicemente più delle volte si muove appunto in un'area misteriosa di ricerca di lavoretti e di tutti i tipi, perché non riesce più a rientrare nella grande produzione, cova un odio che va oltre anche i confini dell'odio sociale, diventa quasi un odio psicologico nei confronti di chi sta meglio. Questi possono diventare uno straordinario esercito a disposizione un po' di tutti. Lo utilizzeranno anche i partiti comunisti o i movimenti comunisti quando dovranno muoversi, diciamo, in senso rivoluzionario. Ci sono diversi casi in questo senso. Ma non c'è dubbio che anche i fascismi troveranno un ottimo riferimento, non certo ideologico, ma un utilizzo di tutto questo. Non dimentichiamoci che la rabbia di tanti quartieri favelas presenti anche nel territorio nazionale, pensiamo al napoletano, pensiamo a Roma, dove la rabbia è una rabbia che si sente, dove davvero l'assenza dello Stato, il problema sociale, l'incapacità di trovare un luogo, un posto di lavoro, la rabbia che tutto questo e l'alienazione che tutto questo sviluppa è diventato nel corso degli anni terreno fertile per la destra radicale.
Già ai tempi di Mussolini questo accadeva, già ai tempi di D'Annunzio, ad Annunzio, a Fiume D'Annunzio si porta in giro tanti di quei reduci che non riescono più a rientrare nella società produttiva, che diventeranno parte centrale del movimento regionario fiumano e diventeranno anche parte centrale del movimento fascista in parte. Ci siamo, ragazzi, con queste considerazioni? Bene, fascismo. Allora, entriamo nella fase che abbiamo anticipato prima, cioè abbiamo detto, abbiamo dichiarato che il fascismo è un fenomeno che... La pausa però la facciamo, non ce la faccio più. 5 minuti la devo fare, quindi faccio questa ultima slide, poi vado a prendere una sigaretta perché vuoi prendere fiato. È un po' paradosso, ma... La sigaretta per riprendere fiato, Vediamo questa slide, perché questa ci introduce al tema successivo, che è quello della diffusione. Perché parliamo di fascismo in modo abbastanza generale, individuiamo nell'Italia sicuramente il progenitore, ripeto quello che ho già detto la volta scorsa, Sternel sostiene che poi alla fine, ma lo abbiamo anche notato noi, la culla ideologica è più oltralpe che in Italia. In Italia le cose si formano successivamente, d'altronde noi italiani siamo noti per arrivarci un po' dopo le cose, no? Qualche volta ci facciamo anticipare dagli altri, anche in questo caso, perché non c'è dubbio che abbiamo finora elencato numerosi esponenti della cultura politica francese, appunto, più tedesca, austriaca, molto meno diciamo italiana. Il fascismo però, attraverso anche un geniale uomo politico estremamente abile come Benito Mussolini, che oggettivamente, al di là di quello che si può pensare su di lui, è un uomo che si sa muovere con molta abilità, fin troppa, forse molto, come ho già detto, molto più tattico che stratega, ma non c'è dubbio che sa immediatamente, ha un fiuto eccezionale, coglie immediatamente l'attimo e lo coglie con un'estrema efficacia. Pensate, nel luglio, nel giugno, nell'agosto del 14, lui scrive che la guerra è un crimine contro l'umanità, a ottobre dice che ci impedisce di entrare in guerra. Uno può dire, come De Felice ha anche riconosciuto sulla relazione dei francesi, questo sì, ma non spiega tutto, non ci si può inventare una storia, un mondo, un movimento, un regime soltanto con i soldi che sicuramente servono. Evidentemente coglie l'attimo di un cambiamento radicale che la società sta e la società politica sta vivendo in quel mondo. Ma il fascismo, ripeto, è un fenomeno che nasce in Italia, che per molto tempo è considerato fenomeno puramente italiano, ma che in realtà avrà poi una sua dimensione internazionale, anche perché gli epigoni ce ne sono parecchi. Sono tanti gli epigoni del fascismo nel mondo. Ecco, questo è la slide, quella è la sola presentazione del capitolo. Ve lo lascio per costruire così lo potete rivedere. Comunque, già negli anni 20 Mussolini afferma che il fascismo è irrepetibile oltre frontiera. Perché dice questo? Beh, innanzitutto teniamo conto che siamo quando? Siamo dopo il 1922, durante un'intervista a Ludwig, il giornalista che l'intervista per primo, lui afferma questa tesi, ma il fascismo è irrepetibile, è un fenomeno puramente italiano. Perché lo dice? Ma lo dice innanzitutto perché deve accreditarsi a livello interno e internazionale, cioè a livello interno bisogna ancora di dimostrare a quella classe politica che gli sta dando un certo, come dire, credito di essere il capo di una forza politica affidabile, non certo il capo di un movimento rivoluzionario internazionale. Ma ancora di più a livello internazionale deve dimostrare di essere uno statista, e se uno comincia a prendere contatti con tutti i movimenti e gli epigoni che si stanno sviluppando nel resto del mondo e a diventare il punto di riferimento, una sorta di Lenin rosso, nero, beh, allora a quel punto chi lo potrebbe cogliere come statista? E siccome poi questi movimenti che si formano all'estero sono spesso un po' la brutta copia, sono delle clonazioni, sappiamo, sin dal famoso film con Tom Hanks, che le clonazioni producono sempre cose peggiori rispetto all'originale. Infatti è così come le fotocopie, quando fotocopiate una fotocopia tende a essere brutta. Beh, e quindi a continuare a copiare il fenomeno del fascismo italiano all'estero si produce spesso, soltanto almeno negli anni 20,
brutte copie, elementi fascistoidi si formano, assai poco ideologici, limitati spesso ad azioni di rompisciopero, guardie bianche vere e proprie, sovente anche organizzazioni ai limiti della legalità, ecco, quindi poco presentabili. Immaginatevi un Mussolini con anche lui vestito da diplomatico e ministro degli esteri, non dimentichiamocelo, oltre a essere capo del governo, che si presenta in Francia mentre poco tempo prima ha incontrato gli uomini del fascio di Valois, che è un movimento oggettivamente poco presentabile, oppure va in Inghilterra e dopo aver incontrato i British Fascists, che sono le camicie azzurre inglesi, che sono il movimento antisignano della British Union Fascist, che è un'altra cosa di Mosley, e che però negli anni 20 rappresenta più o meno semplicemente un movimento rompisciopero non diverso da quei personaggi che rompevano gli scioperi in America con la fascia bianca e con la lanza da baseball. Obiettivamente cose utili, ma che non è meglio far vedere in società, diciamo, ecco. Un Mussolini che diventa interlocutore di questa roba non è un Mussolini che possedeva il tavolo dei grandi. Insomma, per accontentare la destra liberale e anche cattolica che lo ha sostenuto in Italia e per dimostrare all'estero di essere presentabile, Mussolini vive una fase, una stagione assolutamente lontana dall'idea di diventare leader di una internazionale fascista. I tentativi che vengono fatti sono tentativi limitati e combattuti, soprattutto quando Dino Grandi prende in mano l'allora Palazzo Chigi, perché all'epoca era sede del Ministero degli Esteri, poi sarà la Farnesina. Quando Grandi diventa Ministro degli Esteri, essendo lui ancora più laico di Mussolini, nega completamente l'appoggio a questi movimenti, si limita a sostenere quelli che possono servire nella sua iniziativa diplomatica, e quindi dà una mano ai diventisti croati e macedoni per scardinare la Jugoslavia, ma è uno strumento di tipo diplomatico, è una sorta di internazionale del terrore per scardinare quella che Mussolini ha definito l'orribile creatura versagliesca, cioè nata a Versailles. Non è certamente un'azione di internazionalismo fascista quella di Grandi. Ci saranno altri casi, altri tentativi, come il Centro Internazionale di Studi sul Fascismo di Losanna, che però è un fenomeno che dura pochi anni e che peraltro ha pochi risultati pratici e fa spendere molti soldi, fin troppi, al regime fascista italiano, e qualche azione di alcuni singoli esponenti dei fasci italiani all'estero, come Monservizi in Francia o come Camillo Penizzi a Londra. Tutti i movimenti che tendono, cioè, iniziative che tendono a prendere contatti con questo o quell'epigono del fascismo. La crisi del 29, viceversa, è la chiave di volta, il passaggio, è la cesura rispetto a questo passato. Con la crisi del 29 abbiamo una novità. Se nel 19-20, la prima crisi del dopoguerra, ha sì creato difficoltà nell'Europa, ma c'è un punto di riferimento, oggi ce ne sono due, assolutamente potabili, diciamo così. La Russia rivoluzionaria da un lato per la sinistra, una Russia che sembra ancora estremamente vitale, vivace, è una Russia che è a metà tra il comunismo e la Repubblica Giacobina del 1792. E dall'altra parte gli Stati Uniti d'America, fortissimi, guidati ancora, nel 19 almeno fino al 21, da un punto di riferimento liberal-democratico che è Woodrow Wilson. Ma quindi sono due realtà forti, con due, un'economia forte, quella americana, e una potenza ideologica forte come quella della Russia bolscevica. Nel 29 la Russia bolscevica si è trasformata in una nazione controllata col pugno di ferro da Stalin, che al di là di quanto può essere suggestivo in certe aree della sinistra, non è più non ha più questa, diciamo, patina di Giacobino con la stella rossa del suo predecessore o di Trotsky. E dall'altra parte gli Stati Uniti, che un tempo erano il punto di riferimento del ceto medio, sono i primi a essere crollati. Una doppia crisi, quindi crisi dei valori russi in Unione Sovietica, crisi economico-sociale negli Stati Uniti. Innanzi a questa doppia crisi del mondo comunista e in generale delle sinistre del mondo comunista, delle sinistre filo-sovietiche e del mondo liberal-democratico, social-democratico, eccetera, con la crisi di New York, ecco che si inserisce la terza linea. Finalmente si può lanciare l'idea di un'Europa equidistante dal bolscevismo e dal capitalismo.
E non a caso proprio in quegli anni si formano un po' dappertutto i fascismi europei, in Gran Bretagna, in Norvegia con Quisling, in Gran Bretagna con Osvald Mosley, che non ha nulla a che fare con il predecessore dei British fascisti. La British Union of Fascisti Mosley è un signor movimento che raccoglie anche parecchie adesioni, e anche il movimento nazionale, il raggruppamento nazionale di Quisling in Norvegia, De Grey ovviamente in Belgio, Doriot in Francia, Pavelic ovviamente in Croazia, Zalasi in Ungheria, Kodrejandro in Romania, Ljotic in Serbia, cioè nella Serbia jugoslava, Antonio Primo de Rivera in Spagna e Odafi in Irlanda. Lo stesso re di Bulgaria, Boris III, in qualche modo si appassiona seriamente alle idee del fascismo. Lo fa anche il cancelliere austriaco Dollfuss, un clerico fascismo di stampo quasi preconciliare. Persino il colonnello Fojalla in Svizzera crea una federazione fascista svizzera. E naturalmente Salazar in Portogallo. Deà, che è un ex socialista, come Doriot, è un ex comunista, perché attenzione, Deà in Francia ancora, attenzione, nella crisi delle ideologie del 29 assistiamo anche a un flusso non indifferente di ex comunisti e di ex socialisti verso questa nuova forma di movimento, di fascismo. Non è un caso che le Sturmabteilungen tedesche verranno ribattezzate battaglioni di stecca, Rumsteck battaglione, cioè bruni fuori e rossi dentro, perché molti di loro provengono proprio dall'esperienza del Partito Comunista o del Partito Socialdemocratico, delusi da questa esperienza finiscono lì, e molti di loro finiranno poi anche accoppati con la notte dei lunghi coltelli, quando non serviranno più e saranno considerati da Hitler troppo rivoluzionari per i suoi gusti. Il francismo francese di Ducard, Mussert in Olanda, il generale Metaxas in Grecia, da notare che alcuni di loro sono dittatori, perché dopo il 29, anzi dal 1928 al 1932 sorgono in numerose nazioni europee una serie di dittature. Adesso veramente faccio una pausa, vi lascio vedere questo coso, questo slide, come una sigaretta, per lo prendiamo. Avete domande? Gallo nel 28, nel 26, cioè nel 28 prende le mani il professore dell'Università di Perugia, Antonio di Grande Salazar, poi abbiamo la dittatura di Ligueri, il padre del fondatore della Falange Spagnola, che nel 23 diventa forte di Re Alfonso XIII, poi abbiamo altri casi. Nel 1929 il re Alessandro Karađorđević si stufa della parcellizzazione etnico-politica della Jugoslavia e crea uno Stato integrale di fatto ispirato molto al regime mussoliniano. Dollfuss nel 1933 instaura un regime nazionale corporativo in Austria. Abbiamo un autoritarismo asburgico dell'ammiraglio Horthy in Ungheria. Abbiamo già citato Boris III in Bulgaria nel 1923. Non parliamo poi di Re Carlo II di Romania, che è forse il più autoritario tra tutti i sovrani dell'epoca. Anche in Polonia, Piłsudski, dove è di origine socialista, ma che anche da soli, si ritrova a creare uno Stato di fatto autoritario, legato soprattutto all'esercito. Tutti i paesi del nord del Baltico poi lo diventano, anche la Finlandia per certi aspetti tende un pochino a un autoritarismo di reazione contro la Russia bolscevica, insomma, Kemal, Mustafa Kemal, cioè la Atatürk in Turchia, creando uno stato di laico e progressista dal punto di vista dei diritti civili, crea uno stato autoritario. Lo fa Herzog in Albania, lo fa a maggior ragione generale Metaxas con il colpo di stato del 34 in Grecia. Insomma,
che ci sia un mondo che sta andando a destra, come scrive Ignazio Silone nella sua Vendicatori, che è tra l'altro un libro che vi consiglio di leggere anche per vostra cultura generale. È un bellissimo libro meno noto di Silone, si chiama La scuola dei dittatori, ed è la storia di questo populista americano, Mr. W, che non c'entra niente con Bush, Mr. W arriva in Italia per capire che cos'è un dittatore, e quindi parla con un antifascista che gli spiega nel dialogo, e alla fine appunto si dice, appunto, se non sbaglio la storia dei dittatori, forse mi confondo con Marcia su Roma e Vittorio di Lusso, no, ecco, il libro è molto bello, e si chiama La scuola dei dittatori, però il finale che vi ho detto, il mondo va a destra, e la risposta è no, il mondo non va né a destra né a sinistra, ma gira intorno al proprio asse come sempre sarà, è la risposta che ha appunto a lui subito un po' di antifascisti sta capitando in fase. Ecco, vi dicevo, sicuramente c'è una moda che è quella della dittatura, insieme alla moda dei movimenti fascisti o fascistoidi, stavolta però assai più organizzati degli anni 20. Il risultato di tutto questo, vabbè, questi sono i movimenti già citati, sono veramente tanti, come vedete, non li sto adesso a richiamare tutti, adesso la sono parecchi, vedete che roba, praticamente in ogni paese ce n'è uno, nasce persino un'organizzazione fascista russa, non in Russia ma a Harbin in Manciuria. Poi questo leader scriverà Stalin chiedendo di aderire all'Unione Sovietica come fascista, arriverà anche e non si verrà mandato in Siberia. Ecco, organizzazioni di varie forze, sia ben chiaro, perché la Lega Generale Fascista Olandese, nonostante poi il movimento di Nusret diventerà un punto di forza del collaborazionismo, è veramente minoritaria, il fronte nero che non ha anche citato, se quello olandese è praticamente rappresentato da uno solo che becca pure i soldi da Mussolini senza fare niente, però ci sono organizzazioni anche ben più forti, la Legione dell'Arcangelo Michele è il terzo partito fascista d'Europa, insieme alle croci frecciate inglesi, e poi altri abbastanza forti, insomma. Qui c'è una certa presenza, il Partito Nazionalista Spagnolo di Albinagna è l'antisignano della Falange, ma insomma sono forze eterogenee dal punto di vista numerico, anche con ispirazione ideologica, ma che si chiamano più o meno tutto al fascismo. È uno dei motivi per cui quindi Mussolini cambia la linea. Cambia la linea e la cambia per tanti motivi. La trattativa sul disarmo con la Francia naufraga, disarmo navale, siamo tra il 29 e il 32, c'è un problema legato a una novità che sta avvenendo in Germania, questo è un fenomeno importante da ricordare, non è che il fascismo non abbia una fase antinazista, ce l'ha, ma il suo antinazismo nasce dal fatto che il regime è prima di tutto italiano e la Germania di un Hitler che si sta rafforzando sempre di più può diventare revisionista sui confini settentrionali, sul Brennero, e allora gli interessi nazionali superano le comunità ideologiche, le comunanze ideologiche, ed ecco quindi che questa presenza di un Hitler sempre più eruento, che non ha ancora chiarito bene il problema dei confini meridionali della Germania, ma anzi continua a sostenere l'Anschluss con l'Austria, è un elemento che scatena, diciamo, la rabbia di Mussolini, con le conseguenze che voi conoscete, la crisi austriaca del 1934, eccetera. C'è anche un grande sviluppo delle concezioni anti-europee, ecco, questa è la rivendicazione della Corsica che fa parte, diciamo, dell'impianto antifrancese. Ecco, dicevo, c'è l'affermazione di ideologie anti-europee nell'Italia della svolta del decennio, perché dinanzi a Aristide Briand e alla sua idea di federazione europea, il famoso patto Briand-Kellogg, che è parente di quelli di Cortex, ma è segretario di Stato americano, e che è un
un'idea che poi è alla base dei programmi pionieristici dell'integrazione europea contemporanea. E dinanzi anche alle idee un po' più complesse di un Gudenove Kalerdi per quanto riguarda la Paneuropa, tutti elementi che vengono considerati d'origine francese, massonica, legata agli interessi di Parigi, democratocratica, plutocrazia, ovvero il governo del capitale, il governo del denaro. Dinanzi a tutto questo nasce un proprio, un vero e proprio movimento anti-europeo, rappresentato in primo luogo da Gero Gravelli, con la sua anti-Europa produce, e poi con il giornale Ottobre, produce una vera e propria serie di pamphlet abbastanza confusi. I libri di Gravelli sono illeggibili, ve lo assicuro, letti tutti, fanno schifo dal punto di vista della sintassi, dal punto di vista delle idee, mette dentro tutto, è un autodidatta che infila tutto quello che trova in biblioteca e lo mette dentro. Non sono assolutamente leggibili dal punto di vista, come dire, stilistico. Dal punto di vista del contenuto sono molto interessanti, non è stupido ovviamente. E l'idea è quella di creare che cosa? Di creare un'Europa, anzi un'anti-Europa che sia fascista, contrapposta tanto alla Francia che è massonica, quanto alla Germania slavo, slavo-germanica, slavo-teutonica, quanto l'Europa marxista rappresentata dalla Russia. Queste tre Europe non possono che essere alternative all'idea di un'Europa fascista, ovvero sia una sorta di Europa controllata localmente dai vari partiti ispirati dal fascismo, controllata gestita anche da forze conservatrici, se si vuole, ma ispirate al corporativismo, che è la grande ideologia di base del fascismo, inteso come soluzione dei problemi economici e sociali contemporanei. Non è la rivoluzione, non è la lotta di classe, non è neanche il controllo capitalista della società, è appunto la collaborazione tra le classi, l'unica soluzione. Ecco, questa Europa dovrà nascere e poi fare di Roma il suo perno. Roma diventerà di nuovo la capitale di un impero continentale, una comunità imperiale, attorno ovviamente alla figura di Mussolini. In più, con il 29 abbiamo un altro motivo, quindi abbiamo parlato di scelte di tipo diplomatico. È necessario rafforzare la figura di Mussolini e del fascismo, contrapponendolo tanto alla Francia plutocratica quanto alla Germania imperialista. È necessario dare al fascismo una seconda rivoluzione, con questa idea di una rivoluzione europea che possa allontanare gli spettri del marxismo e del capitalismo. Il corporativismo è una soluzione che può essere applicata ovunque. E in più, diciamo, abbiamo anche l'idea di un fascismo che diventa anche murale della cristianità, soprattutto dopo il concordato del 29. Ed ecco quindi che, vabbè, questa è una tipica affermazione di Gravelli, Europa contro l'Europa di Parigi, di Mosca, di Ginevra, Ginevra capitale, sede della Società delle Nazioni, la nostra anti-Europa al nome di Roma, instaureremo l'unità religiosa d'Europa onde fondare il ritorno agli ideali, il fascismo come idea dell'Italia moderna è classica, e classica, e cioè è classica, è il restauratore di una civiltà. Roma è il centro morale di azione. Noi altri, italiani, stretti attorno a Mussolini, prepariamoci per la grande moderazione, prepariamo gli uomini ed esaltiamo l'idea della supremazia dei valori ideali. Questo tipica scrittura di Gravelli. La rivoluzione fascista sarà creatrice e storicissima. L'anti-Europa delle camicie nere sarà un'idea di redenzione. Ecco, questa è, diciamo, l'affermazione caratteristica, no? La principale, una delle tante frasi scritte da Gravelli in tutti questi suoi libri. Infatti, quando ci sono gli scioperi che assumono anche caratteristiche insurrezionali della Gran Bretagna del 28, ecco il Popolo d'Italia a pubblicare questa vignetta, cioè si vede mai, ma c'è una bacchetta, una specie di guscio di noce su John Bull, quindi la tipica rappresentazione della Gran Bretagna, un ciccione vestito con un tight, un mezzo tight, con la tuba, con lo Union Jack di mezzo sopra, che si
se ma Churchill, ma Churchill non è ancora il ministro, che è in un mare in tempesta. Qui abbiamo un contrafforte di un porto evidentemente italiano a forma di fascio vittorio con l'Italia turrita che, rivolto all'inglese, dici: arriva a me e ti salverai. Questo è un po' il concetto, diciamo, che si esprime facilmente con questo disegno, il concetto appunto di un'Europa fascista come unica ancora di salvezza per tutti. Ci sono tanti motivi interni che ora non sto a spiegare, ma insomma rapidamente abbiamo ovviamente un partito che è entrato in un cono d'ombra, è necessario quindi dare un po' di vitalità anche all'impianto ideologico, si è un po' tutto cristallizzata questa rivoluzione del 28 ottobre del 22. I giovanissimi, i più giovani, quelli che non hanno neanche vissuto l'esperienza dello squadrismo, che hanno 19-20 anni, vogliono una seconda rivoluzione. Giornale Gerarchia diventa fondato da Mussolini, ma diciamo ispirato da Montaigne e da altri intellettuali del regime, diventa un po' il loro pamphlet, il loro organo di riferimento. Mussolini vuole canalizzare e pilotare questa fronda, diciamo, cosiddetta nudista, c'è anche suo nipote Enzo Mussolini, figlio di Arnaldo, tra coloro che sostengono una seconda rivoluzione, e quindi in qualche modo è necessario dare a questo impianto ideologico anche forma concreta. Insomma, siamo agli albori dell'Internazionale fascista. Oltretutto abbiamo anche Ciano che freme, non vede l'ora di diventare ministro degli esteri, per ora è sottosegretario alla stampa e propaganda, poi diventerà ministro della stampa e propaganda, quello che poi diventerà nel 37 un pop con Alfieri, però un nazionalista. Nella fase in cui è responsabile della stampa propaganda, Ciano vuole a tutti i costi fare anche politica internazionale. Ovviamente c'ha prima Mussolini, poi prima Grandi, poi di nuovo Mussolini, dopo il 32 come ministro degli esteri, il quale lo muoversi ovviamente con maggiore circospezione. Certo, Grandi è proprio un diplomatico a tutto tondo, nonostante il suo passato, diciamo, squadrista. Mussolini, quando torna agli esteri, forza un po' la mano, i tempi sono anche cambiati, va detto, nel 32 la situazione è cambiata rispetto al 28. Tuttavia, nonostante questa diplomazia larga, chiamiamola così, Ciano, proprio per cercare di rafforzare la propria presenza a livello internazionale, alimenta ulteriormente questi movimenti anti-europeisti e internazionalisti all'interno del fascismo. Il risultato di tutto questo sarà prima il convegno Volta sull'Europa del 32 e poi il 15 luglio del 33 la nascita dei comitati d'azione per l'universalità di Roma, i CAUR. Questo è il loro simbolo. Ecco, vedete, si vede male, c'è cioè, chiaramente la lupa di Bologna, CAUR, il fascio, e hai dei Mussolini, come al solito, pieno di simboli, invece di, diciamo, di mix di vari simboli del regime. Gli scopi iniziali sono semplicemente inquadrare gli stranieri presenti in Italia che per vari motivi vivono in Italia, studenti, lavoratori, eccetera, professori, docenti, tecnici, favorevoli al fascismo e in qualche modo tenerli sotto controllo. In realtà poi si supera questa fase che diventa soltanto, come dire, l'immagine esterna, diffondere la propaganda all'estero, diventare il luogo di incontro dei fascismi stranieri, coordinare azioni propagandistiche comuni, fare anche opera di spionaggio, soprattutto dopo la guerra d'Etiopia, quando è necessario capire e comprendere quello che sta succedendo a livello internazionale, ma in generale avviene anche prima. Ci sono vari casi che adesso non racconto, ma che sono la base in qualche modo dell'azione spionistica dei CAU, che alcune volte prendono contatti in modo piuttosto pasticcione anche con i servizi di informazione militare, con SIM, i quali trattano questi agenti dei CAU con un certo disprezzo, anche se qualche volta qualche informazione diventa utile, soprattutto dalla Romania, dove si muovono piuttosto bene. Mediazione diplomatica, il tentativo viene fatto in Grecia soprattutto. Si mappano i fascismi esteri, si crea proprio una vera e propria, una poderosa documentazione sui movimenti fascisti di tutto il mondo. Diventa uno strumento di finanziamento occulto. I CAUR sono uno strumento che Mussolini utilizza per finanziare questi movimenti.
e laddove può servire naturalmente i finanziamenti aumentano o distribuiscono a seconda delle convenienze a livello di politica estera. Se si litiga con la Francia è così che comincia a finanziare il movimento di Bucarest. Quando i rapporti con la Francia sono migliorati, ecco che allora i finanziamenti si arrestano. E magari se i finanziamenti si arrestano lì, proseguono da un'altra parte, se in quel momento c'è un'iniziativa diplomatica, che ne so, nei Balcani. Talvolta diventa uno strumento extralegale. Il presidente di questi comitati è questo Eugenio Koselsky, che varrebbe un seminario solo su di lui. Personaggio assolutamente ambiguo, comincia come radicale, cavallottiano, morirà democristiano. Nella sua carriera ne ha viste di tutti i colori, è un vero e proprio galleggiante nella storia d'Italia. Pensate che nel 1943, dopo essere stato non fascista di più, dopo addirittura aver aderito con entusiasmo alle leggi razziste del 1938, dopo aver fondato una giornale razzista che è l'Idea di Roma, dopo aver sostenuto l'alleanza con Hitler, dopo essere diventato rappresentante del Partito Nazionale Fascista a Zagabria, diciamo, nella sede del movimento Ustascia, essere diventato amico di Dido Eugen Quaternik, uno dei più brutali esponenti della dittatura Ustascia, nel luglio del 43, proprio il giorno della dittatura del colpo di Stato, entra nella sede dei CAUR, che ormai non ci sono più, però, la sede dei Volontari d'Italia. Butta via tutto, infatti io per fare questa ricerca ci ho impiegato un radio perché ha bruciato quasi tutto, ha cambiato il quadro di Mussolini con quello di Badoglio e ha scritto una lettera dicendo a Badoglio che non è mai stato fascista. Quando la polizia repubblicana di Salò lo arresta, scriverà una lettera e lo manda in carcere, scriverà una lettera a Mussolini dicendo che è tutta una danna e che lui è sempre stato fascista. Nel 50 riemerge come uomo di Rebecchini, sindaco democristiano di Roma. E riuscirà poi a prendere una medaglia d'oro al valore civile del Ministero della Pubblica Istruzione e morirà nel 69 in condizioni anche abbastanza curiose. Notate, aveva questa bellissima casa di D'Annunziana struttura per la valle di Casentino, che in linea d'aria è a circa 2 km da Villa Landa all'Arezzo. La sede di Dice Belli. Non è escluso che alcune carte dell'uno siano finite nelle mani del vecchio venerabile. Comunque, al di là di questo aspetto, il personaggio meriterebbe, ripeto, una storia a sé stante. È Eugenio Koselsky. A parte questa storia, sono l'unico biografo tra esistenti, perché non si sa molto più di quello che vi ho detto, mi piace tanto raccontare di verità. Diventa l'uomo che ovviamente gestisce anche le parti più segrete dell'azione di Mussolini. Pensate, durante il regicidio di Marsiglia, lui si trova a Marsiglia, famoso attentato che ucciderà in Jugoslavia, il ministro degli esteri francesi. Qui a Montreux nel 1934 riunisce appunto i partiti fascisti di tutto il mondo, in realtà di tutta Europa. È una riunione, quindi è l'ultima che si vede, è un'unica foto del congresso. Ce ne sono altre, tra l'altro alcune facce sono state camuffate malamente con la matita per cercare di far vedere i personaggi. L'idea della cospirazione piaceva molto al vecchio Koselsky. L'idea è quella di creare un Brennero ideologico contro la Germania, ma anche di lanciare l'idea di una sorta di nuova internazionale, stavolta di tipo fascista, una specie di fascio interno. Questa internazionale dei nazionalisti non funziona. La fase propagandistica successiva alla prima fase, diciamo, di attività cospirativa sarà soprattutto legata agli interessi italiani in Etiopia, poi dal 36-39 non serve più. Ciano diventa ministro degli esteri. Mussolini si avvicina a Hitler, ormai parlare di un Brenner ideologico non ha più ragione d'essere, a Ciano non serve più questo strumento di politica diplomatica parallela e quindi di fatto non esiste più. Viene sciolto definitivamente nel 1939. È interessante notare che diventa però una scuola di collaborazionismo. Molti di questi signori presenti saranno poi esponenti della fase, diciamo, collaborazionista europea. Questi sono tutti i simboli dei movimenti che avvengono in causa. Ustascia, il Partito Popolare Francese, i rumeni, la falange spagnola, il francismo,
tutti costoro, molti di loro parteciperanno poi alla fase successiva e finale del discorso che facciamo quest'oggi, ovvero sia il collaborazionismo. I motivi del collaborazionismo durante la guerra? Beh, vari. Ovviamente è un movimento che aderisce principalmente alla Germania hitleriana e al nuovo ordine europeo hitleriano. Il collaborazionismo filo italiano non esiste. Devo dire che da questo punto di vista i tedeschi si comportano con molta più attenzione, pur venendo da una scuola meno universalista di quella mussoliniana. Oggettivamente il fascismo mussoliniano, al di là del fatto che c'è un fallimento dell'internazionale fascista, è un fenomeno che può essere applicabile, perché gli manca la componente razziale. Sì, diventano razzisti, antisemiti, lo sono per quanto riguarda le popolazioni africane, non c'è dubbio. Anzi, diciamo che l'antisemitismo fascista è presente anche in alcuni settori prima del 38. Tuttavia, è un movimento oggettivamente applicabile, lo si vede. Il nazismo è un movimento, come sappiamo, che si basa sul principio della, come abbiamo detto, del Blutung Verde, del pangermanesimo. Eppure riesce lo stesso a interloquire con i movimenti collaborazionisti, garantendo delle autonomie, giocando la carta soprattutto etnica in certi casi. Oggi si parla molto di Ucraina, il collaborazionismo ucraino, che è un fenomeno molto diffuso e soprattutto estremamente compromesso con le vicende tristemente note della Shoah, è un esempio di impegno etnico. Io collaboro con i tedeschi e fui stacchi dall'Unione Sovietica. Avviene lo stesso in Slovacchia, in Slovenia, in diverse realtà del Belgio. Poi c'è una scelta ideologica, una scelta di reazione contro il pericolo comunista, la sopravvivenza, ne abbiamo già parlato la volta scorsa. Bene, il collaborazionismo è il punto di partenza del movimento neofascista europeo del dopoguerra. Ecco, questi sono le SS. Belli, questi sono i collaborazionisti russi. Qui è Quisling che parla, vedete con quale ammirazione, gli occhi sono un innamorato forte. Di Quisling proprio lo ama la follia. Nel 45 tutto l'impianto crolla, ovviamente. I leoni morti li chiamerà San Luca, uno dei più autorevoli esponenti del collaborazionismo francese. Maurice Bardèche, un altro collaborazionista francese e noto anche per i suoi lavori negazionisti e comunque diciamo l'ideologo del primo fascismo francese, dirà che la caduta di Berlino nel 45 sta la civiltà occidentale, così come la caduta di Atlanta nel 1864 sta alla civiltà occidentale, sta la civiltà occidentale del XX secolo, così come la caduta di Atlanta nel 1864 sta appunto la caduta della civiltà occidentale nel XIX secolo. La vittoria, cioè dell'Unione sulla Confederazione, è una tragedia per la civiltà occidentale, in termini razzisti, ma anche in termini come dire antimodernisti. Il Berlino è di nuovo una tragedia per la civiltà occidentale nel XX secolo. Effettivamente è una tragedia sicuramente per il collaborazionismo e per il fascismo internazionale. C'è una punizione spontanea e una punizione giudiziaria. Ci sono tanti esempi di punizione che coinvolgono ovviamente un numero elevatissimo di innocenti. E già che i francesi, contro ogni forma di collaborazionismo, talvolta ci danno anche l'impressione di essere un modo per togliere di mezzo imbarazzanti testimoni. Non sono pochi i collaborazionisti che partecipano alle punizioni di altri collaborazionisti per evitare che questi possano testimoniare il loro coinvolgimento di chi li ammazza. Ci sono casi, viceversa, ovviamente di punizioni, non sto dicendo giuste o sbagliate, ma diciamo motivate, di collaborazionisti. In Francia il fenomeno delle fucilazioni di massa è elevatissimo. Ma pensate che è elevato persino in Germania, lo conoscono in pochi. Negli altri forni della Ruhr vengono buttati vivi i gauleiter nazisti dagli stessi operai tedeschi nel 45. Gli americani li devono trattenere a stento in alcuni casi, soprattutto i minatori sono piuttosto innervositi e non vedono l'ora di, come dire, di arrivare alla liberazione. In Italia abbiamo, lo sappiamo, Gian Paolo Passa che ha scritto parecchi libri,
qualcuno buono, qualcuno meno buono, sul tema del famoso triangolo rosso o triangolo della morte, le foibe istriane ma soprattutto le foibe triestine sono anche un fenomeno di questo tipo, sebbene la foiba triestina è principalmente un fenomeno di pulizia etnica, dove l'elemento italiano viene eliminato prescindendo dalle sue idee politiche, tant'è che è molto probabile che il numero dei morti non fascisti nelle foibe sia superiore a quello di quelli coinvolti in qualche modo nella fase finale del collaborazionismo. Però anche lì si può parlare in parte di rabbia, di punizione o comunque di rabbia popolare, ma di punizione scientifica da parte dei vincitori sui vinti. La Volante Rossa, e con le sue iniziative sempre più illegali che portano addirittura a trasformarli in, come dire, eroi di una forma di insurrezionalismo anni 70, Gian Giacomo Feltrinelli vedeva nella Volante Rossa un punto di riferimento, lo stesso Renato Curcio. La Volante Rossa è un'organizzazione clandestina legata non direttamente, prove non ce ne sono, diciamo composta da appartenenti a gruppi della resistenza durante la guerra, che continua l'operazione, diciamo, di risoluzione dei problemi con i fascisti anche dopo l'instaurazione del governo repubblicano democratico, per cui negli anni tra il 45 e il 47 le azioni di questo gruppo clandestino proseguono e si rapiscono esponenti, diciamo, del passato regime, e spesso questi finiscono male. Questo è un po', cioè, i rapporti con il PC non sono stati mai chiariti, si presume che ci siano stati dei rapporti locali, ovviamente faccio fatica a credere che Togliatti ne facesse una questione, diciamo, ne facesse uno strumento, più facile che a livello locale ci fossero, considerato anche il tipo di, diciamo, di rabbia che nasceva dal dopoguerra, ci fossero degli attentellati. È un fenomeno che viene ascritto a livello, diciamo, giudiziario nel campo del terrorismo. Anche perché qualche volta la Volante Rossa andava anche un po' oltre la vendetta contro i fascisti, quindi se c'era il prete che dava fastidio piuttosto che il sindaco democristiano liberale, anche quello ogni tanto finiva. La Volante Rossa rientra, si muoveva soprattutto nel milanese, rientra un po' nel concetto del triangolo rosso della morte. 10.000 morti in Italia, in Francia, 10.000 morti contro, secondo i calcoli più recenti, 15-20.000. Ma sono calcoli legati anche un po' ai libri di Pansa, che tende un pochino a aumentare il numero. Comunque sono cifre che non si distorcono da questa, e ancora di più il caso olandese, che nessuno conosce, lì veramente i morti sono diverse migliaia, praticamente tutti i seguaci di Mussolini vengono ammazzati. E ovviamente nell'est, anche se nell'est il fenomeno è curioso, perché il tipo di punizione colpisce molto di più il quadro dirigente dei partiti collaborazionisti, mentre in certi casi abbiamo coinvolgimento di quelli che sono capaci di fare il loro mestiere, quindi i torturatori delle croci frecciate diventeranno i torturatori della UA, come vedete. I processi criminali nazifascisti sono vari, c'è ovviamente la fucilazione dei Gerardi, rarissima foto dei fucilandi di Dongo, come vedete ci sono anche i nomi, questo è dell'archivio Gramsci, Bombaci, Zerbino, Pavolini, eccetera, vengono tutti fucilati a Dongo, come sappiamo nell'aprile 45. Ovviamente abbiamo anche, ecco, questa è l'altra foto che ho trovato, vedete sono tutti di spalle. Quindi è tutto praticamente, a parte qualcuno che non c'entrava nulla, perché mettono dentro un po' tutti, c'è un aviatore dell'aviazione repubblicana che viene scambiato per il pilota Mussolini, tanto per dire un nome, però ci sono anche il ministro degli interni, piuttosto che Pavolini, che sono effettivamente organici nel governo di Salotti, e più c'è Bombacci, che era il segretario del Partito Comunista d'Italia, che per tutta una serie di traversie si ritrova al fianco del vecchio amico di battaglia socialista Mussolini e viene fucilato gridando viva l'Italia, viva il socialismo, quindi ne capita un po' di tutti i colori. Punizione dei gerarchi, ovviamente punizione anche dei gerarchi, beh, ovviamente per Hitler sappiamo come è andata a finire, anche per Mussolini, grosso modo su Hitler siamo più sicuri, come è finito Mussolini sappiamo solo che è morto, poi chi l'abbia ammazzato è ancora parecchio discusso, anche fin troppo.
i gerarchi nazisti vengono tutti condannati, chi più chi meno, alla pena capitale, e naturalmente anche gli esponenti del collaborazionismo. Ecco qui Zalasi, indicato, il capo terribile del crocifracciato ungherese, responsabile della morte degli ebrei a Budapest. Ma nascono anche tutta una serie di organizzazioni, organizzazioni segrete per salvare, per proteggere i camerati. Ne nascono diverse e hanno anche una loro importanza non indifferente. Nasce la Odessa, chi la organizza principalmente Otto Scorzeri, ma anche, non è l'unico, anche il generale Remer e altri ancora si occupano dell'organizzazione di questi gruppi clandestini, queste reti di protezione dei vecchi camerati. La Odessa, la Spinne, gli Scorzeri, anche Sepp Dietrich, che lui diventerà, è un personaggio fondamentale nella storia del regime nazionalsocialista, crea proprio un'organizzazione appunto di aiuto degli appartenenti alle Waffen-SS. Tutti costoro, tutti questi gruppi di fatto non hanno solo l'obiettivo di tutelare temporaneamente, vale per le SS, vale per i nazisti tedeschi, ma vale anche per i collaborazionisti, tutti coloro che hanno partecipato all'edificazione del Reich millenario che poi è durato 13 anni, 12 anni. Quello che serve è anche una via di fuga. L'Europa, tanto quella anglo-americana quanto quella sovietica, a parte i casi che ho detto di riciclaggio, trasformismo e quant'altro, non è un luogo sicuro, o se lo è lo sarà, non lo è attualmente. Ecco che allora interviene anche, intervengono delle rat line che vengono utilizzate dalle organizzazioni che hanno ovviamente anche costruito i capitali, sovente imboscati durante le occupazioni. Talvolta sono anche sostenuti da imprenditori che non hanno ancora dimenticato i favori del passato, e con queste red line si giunge a paesi lontani, talvolta anche favorevolmente disposti ad accogliere questi ex criminali o anche questi semplici, diciamo, appartenenti ai movimenti e alle organizzazioni politico-militari collaborazioniste e naziste. Però è un caso, un esempio, anche regimi in Brasile, ad esempio in Uruguay. Le rat line non sono le uniche vie di fuga. La chiesa di Pio XII, di Papa Pacelli, è una chiesa, come sappiamo, tenacemente anticomunista. Pio XII, forse anche Wojtyla, è veramente un papa medievale per certi aspetti, cioè quei papi con la corazza e la tiara, qui un combattente oltre a essere un uomo, diciamo, di chiesa. Il suo combattimento è un po' tenue per quanto riguarda il nazifascismo, e sappiamo che i silenzi di Pio XII sulla catastrofe della Shoah o sulle stragi di Ustascia sono dei silenzi che sono stati più volte ribaditi anche da parte della chiesa. Sicuramente molto più convinto della lotta contro il comunismo. Rispetto agli angloamericani, soprattutto rispetto agli americani, che non dimentichiamoci, con Roosevelt hanno avuto un atteggiamento piuttosto benevolo nei confronti dell'Unione Sovietica, tant'è che molti accusano Roosevelt erroneamente, secondo me, di essere stato eccessivamente rinunciatario. Gli inglesi lo sono meno, ma comunque gli angloamericani ci arrivano un po' dopo, ma già la Chiesa Cattolica è pronta a utilizzare questa massa di manovra. Sì, d'accordo, possono essere anche dei, come dire, personaggi coinvolti nei regimi precedenti, ma ora diventano importantissimi in un'operazione anticomunista, perché ora il nemico, ed è un nemico ben più pericoloso per la Chiesa, è l'Unione Sovietica di Stalin, è la rete che, questa potenza, diventata davvero potenza mondiale con la Seconda Guerra Mondiale, ha creato. Ed ecco che allora la via dei conventi diventa l'altra rat line utilizzata dagli ex collaborazionisti, che la utilizzano, diciamo, man bassa. Ante Pavelic è un esempio per tutti: l'ex Poglavnik di Croazia utilizzerà la via dei conventi per fuggire in Sud America.
la fuga di questi vecchi esponenti degli anni 30, dell'internazionale mercatista, della rete collaborazionista organizzata dai nazisti, è anche un elemento di ulteriore indebolimento della destra radicale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, sebbene non pochi esponenti della vecchia destra radicale si siano ritrovati dalla parte della resistenza, pensate, Casimir Della Rocca diventa un esponente della resistenza gollista. Alla fine comunque tutti costoro sono accomunati dall'accusa di essere stati complici di quella che Jean-Baptiste Girosière ha definito la negazione d'Europa, cioè l'Europa di Hitler. Quindi, indeboliti da questa fuga, indeboliti dalla sconfitta, indeboliti dal marchio, diciamo, di infamia che tutto quello che è successo gli ha lanciato, questi esponenti della vecchia, gli eredi di questa destra radicale, vivono il secondo dopoguerra ovviamente in condizioni di debolezza e di clandestinità. Si organizzano appunto gruppi di sopravvivenza, ma parliamo veramente degli anni tra il 45 e il 47, sono due anni, non è tanto. Subito dopo cominciano a esserci nuove straordinarie opportunità. Innanzitutto la guerra fredda. La guerra fredda diventerà uno strumento che potrà essere utilizzato e ci sarà proprio una sorta di utilizzo bilaterale della guerra fredda, cioè la guerra fredda sarà utile per entrambi gli schieramenti, tanto le autorità occidentali troveranno nella unità di manovra della destra radicale un ottimo strumento da utilizzare alla bisogna, quanto la destra radicale troverà attraverso la guerra fredda, nel rapporto con l'oltrazismo occidentale, la possibilità di riscatto, di riemergere, di affermarsi, fino addirittura a diventare di nuovo forza, in tanto ogni caso forza politica attiva. Ovviamente la fine della guerra comporta una prima fase di benessere alla quale seguiranno però fasi di estrema debolezza economica, questo sarà come sempre un elemento importante. Vedremo come negli anni 60 la scomparsa degli imperi coloniali, pensiamo alla Francia, pensiamo al Belgio, il Congo, il Nord Africa, l'Indocina, saranno un elemento che ulteriormente garantirà anche una visibilità, come dire, di marketing, una visibilità ideologica e politica a questa nuova destra, la quale comincerà a presentarsi agli occhi del pubblico come colei che difende quella grandeur francese, belga, inglese, eccetera, compromessa da un ulteriore relativismo, la decolonizzazione, che sta abbattendo gli antichi imperi, le antiche potenze nazionali di un tempo. E poi ecco, per concludere, la scoperta d'Europa. In realtà non è come abbiamo visto una vera e propria scoperta. L'Europa è stata scoperta già da altri. Abbiamo parlato di Gravelli, persino l'Europa di Hitler, pensate, a Berlino più della metà dei combattenti nel 45 non sono tedeschi. Quindi c'è un'Europa o un'anti-Europa che la destra più radicale ha difeso e ha sostenuto. Ma ora il concetto di integrazione europea, che viene ovviamente respinto da queste forze perché è burocratico, perché è legato ha interessi tutt'altro che dei popoli d'Europa, però questo concetto viene ripreso e viene naturalmente rianalizzato e riconsiderato di nuovo con lo stesso schema degli anni 30, ovvero sia un'Europa più distante dai due blocchi. La terza via, o come dice giustamente il nome di un movimento neofascista italiano forte, soprattutto in termini numerici quanto in termini di incidenza nella storia dell'estrema destra italiana, ma anche delle forme, diciamo, di terrorismo, una terza posizione. Bene, basta. Allora, abbiamo concluso, diciamo, il percorso che ci porterà poi adesso ad analizzare
le questioni più recenti e più vicine a noi. Magari il tema, questi temi, soprattutto della destra negli anni 50 e 60, in alcuni paesi dovremmo riprendere un corso d'opera. Ora vi saluto, vi ringrazio e dalla prossima volta, settimana prossima, sentiremo il primo nostro relatore. Nel caso specifico c'è stato un piccolo avvicendamento, il dottor Elia Rosati parlerà dei cambiamenti legati alla destra radicale negli anni 80 e la nuova maniera di classificare i gruppi e di capire le organizzazioni. Quindi passeremo agli anni 80, non temete, cioè i laboratori sono...